Sicuramente quello che a noi interessa molto anche è, da un punto di vista culturale e sociale, è la non violenza, per cui vorremmo molto, ci piacerebbe molto che il Movimento 5 Stelle prendesse in considerazione questo modo di essere. E quindi magari se ne faremo altri meeting, mi piacerebbe anche parlarne. E, beh, diciamo, ecco, c'è un concetto che secondo me è importante in questo momento, in questo meeting, far passare. Per noi non è tanto importante la protesta, ma è importante la proposta. È un classico, però è essenziale. Nel senso che ok, siamo coscienti che chi ha governato finora, destra, sinistra, centro, sotto, sopra, non ci interessa distinguere quello che ha fatto Tizio o quello che ha fatto quell'altro, non ci interessa proprio. Quello che a noi interessa è ora e qui. Da ora si cambia, ora c'è la possibilità di fare diversamente, quindi non guardiamo il passato, guardiamo ora chi siamo, cosa facciamo, cosa stiamo facendo e i nostri progetti per il futuro. Quindi per noi è, direi, sterile accusare. È bene, come dire, far rendere partecipi la popolazione di quello che sta avvenendo in Parlamento, come voi fate, relazionando, eccetera. Però ecco, senza dire quello è cretino, quell'altro è così, è un ladro, eccetera, lo sappiamo, non si risolve niente. Dire ladro è un ladro. Non cambia molto. Quello che a noi ci interessa è proporre, quindi pensare in modo diverso, ecco, non accusare, pensare che queste persone, tutto sommato, sono vittime di loro stessi, sono vittime di loro stesse, della loro ignoranza, della loro cecità.